Ciao amici di Group Portal, siamo qui a Rapallo, l'Hotel Bristol, con il grande maestro Tullio Episcopo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, e approfittiamo della tua presenza per chiederti com'è Rapallo. Volevamo parlare con te della tua carriera e del tuo modo di suonare molto particolare e personale, che non attinge prevalentemente dalla tecnica, ma dal calore, dalla dimensione umana del suonare. Ad esempio c'è un tuo magnifico assolo al Memorial di Lucchini, che guardiamo spesso, in cui proprio è la musica a farla da padrona, in cui sì. Riesci a far cantare i fusti. Volevamo capire come si arriva a raggiungere questo risultato. Ma non è una questione di studio, ma è una questione di educazione, sin da bambino. Quindi io, sin da bambino, grazie a mio padre e a mio fratello Romeo, che ascoltavano tanta musica, sin da bambino ho visto questi meravigliosi vinili, non playing di Max Roach, Kenny Clarke, Philly Joe Jones, Jim Krupa, tanti grandi batteristi, poi Elton Jones. Però Max Roach aveva questa cosa che io l'ho definita poi melodic drum, cioè la melodia sui fusti, sui tamburi. Quindi io dall'età di 8, 9 anni, 10 anni ho acquisito questa cosa. Quindi è impossibile insegnarla. Sì, si può anche insegnare, però è una cosa che deve nascere, deve crescere con te, capisci? Sei l'icona della batteria italiana, il batterista italiano per antonomasia, per quanto ci riguarda. Oltre a questo anche un artista a 360 gradi, perché affronti la musica in tutte le sue sfaccettature. Questo è da delle gioie, ma anche delle forti responsabilità. Ti sei mai sentito schiacciato da questo compito così importante? Sì, qualche anno fa sì, devo dire, perché poi la genere alcuni detti a lavoro venivano ad ascoltarmi come una sfida, no? Invece adesso vengono con amore. Questo è molto importante, vuol dire che quello che ho seminato bene, con dignità, con onestà e con tanto amore verso i miei colleghi e soprattutto verso il gioco. Nel mondo dei colleghi è anche molto importante il concetto che la musica non è una gara, non è una sfida. Spesso i professionisti si sono trovati magari in situazioni un po' più antipatiche, diciamo. Sì, sì, sì. Nella tua carriera come hai gestito queste situazioni in cui si trovavi di fronte a chi ti faceva la pagella invece che voler suonare con te? Difatti sì, ma per fortuna sono anni passati, però ho sofferto molto perché era difficile, quindi avere a che fare con questa gente che io reputo ignorante, che non posso capire la sofferenza. Arrivare con due pezzi di legno, arrivare a fare quello che ho fatto io, e se qualcosa di importante, il ruolo della batteria ha acquisito anche grazie a me, con due pezzi di legno. Parliamo con te del significato che dai al termine groove, che è usato spesso nel mondo della batteria e delle percussioni. Come definisci il groove e quali consigli puoi darci per entrare nel campo? Voi siete groove porta. Sì signore. Anche una bella responsabilità. Beh, groove, io oserei dire anche groove, feeling. È importante, feeling. Il groove, anche questo, il groove, a differenza di quello che dicevamo prima, non puoi anche imparare. Si può educarsi anche dopo. Perché è un modo di stare lì. Infatti molti miei esercizi nella scuola dove io insegno ormai da tanti anni, cioè, si chiamano stai lì, tra parentesi, consentimento, cioè affronti un groove e non lo devi mollare più, non devi esibire, non devi far vedere niente, devi solo far muovere il culo a chi ti ascolta, o tramite il supporto magnetico o dal vivo. Quindi il groove è molto importante. Stai lì, stai lì. Basta, avanti, groove, fai suonare gli altri. I batteristi moderni forse invece si stanno dedicando troppo all'aspetto tecnico e ai rudimenti portati a velocità
fine a se stesse. Sì, ma quelle, ma quelle poi non servono a niente poi alla fine. Tu devi mettere in condizione i musicisti che sono in sorride, di stare con te, e tu di stare con te, ascoltarsi, acquisire l'orecchio di Buddha, sentire tutto anche senza le spine. E buttate il click, per favore. Abituatevi a suonare senza click, perché una volta che togliete il click in jam session siete finiti. Per sviluppare il metronomo interno, che consigli puoi dare? E bisogna studiare molto con metronomo, quello tradizionale, quello vecchio, non quello elettronico, messo a una distanza, una distanza forte, molto distante, con un pad, e vedere il movimento, e studiare. Poi mettere un registratorino o a cassetto digitale vicino al metronomo, registrare e controllare se... Sì, registrarsi ed ascoltarsi è fondamentale. E quindi conoscere tutti i tempi del metronomo, le varie tacche. Capito? Questo è importante, studiare molto con metronomo. Quindi andare a comprare, oltre a tutti questi grandi click digitali, elettronici che abbiamo, ricomprare un vecchio metronomo. Quello analogico con la lancetta, col pesetto. Quello antico, del 1600, del 1700. Anzi, domani lo vado a comprare perché mi si è pure rotto. Ti è capitato di suonare sia con persone sconosciute, immagino, nell'ambito della musica, come tu mi hai incontrati prima, che con amici, ad esempio hai incontrato Pino Daniele dopo diversi anni e altri musicisti importanti. Senti, riesci ad ascoltare la differenza che c'è nel calore nel suonare in dimensione più confidenziale, più di emozione, di amicizia, rispetto a suonare con lo sconosciuto? Ma a volte suonare con uno che non conosci si fa amicizia, mentre si trasmette questo grande calore, questo grande feeling, anche con uno sconosciuto che non hai visto, che lo incontri addirittura o al soundcheck o sul palco, si riesce a trasmettere questo. Certamente è più facile creare il feeling con persone che conosci, che ami e che stimi e che a sua volta conosci. Il tuo ruolo di batterista comunque consiste anche nell'allineare la pulsazione ed estenderla a tutti quelli che stanno suonando con te. Quindi può capitare di avere qualcuno che suona più indietro o più avanti. Sì, sì. Questo sì. Fa parte di parlare con lo stesso linguaggio. Certamente, vabbè, ma quello succede spesso, anche a volte quando c'è distanza sul palco enorme. Però l'importante è il feeling, si può anche sbagliare, infatti. Basta sbagliare bene, diciamo. A volte gli errori li ripeto per far vedere che è fatta apposta. Grazie mille per la tua disponibilità, davvero. Ciao, Group Portal!